Buonasera. Va ora in onda. In diretta nazionale. Ah, dal canale nazionale, un saluto a tutto lo stivale. Sì. Tac. Va ora in onda. Sì. Va ora in onda. Sì. Va ora in onda. Sì. Va ora in onda. Cioè andiamo in cucina e andiamo a vedere cosa... Va ora in onda. Vediamo cosa ci viene in mente da fare e vediamo magari che ospite abbiamo questa sera, non lo sappiamo. L'ospite. Non lo sappiamo. L'ospite. Non lo sappiamo. L'ospite. Non lo sappiamo. L'ospite. Lo... Sigla, l'ospite. Sigla! Ciao a tutti e benvenuti quindi nella mia cucina. Nostra cucina. Dimmi mia. Nostra. Mia. Nostra. Nostra, bene, se no non andiamo più via. Questa sera cosa facciamo? Cosa tentiamo di fare? Cioè, perché non l'ho mai fatto. Le tagliatelle al curry. Curry. Sì, adesso lo chiederemo alla prova da dopo. Allora, tagliatelle al curry. E chi è l'ospite questa sera? Sai qualcosa? Boh. So che hanno la grande richiesta, c'era stata ancora la bambina che cade, però non so se c'è oggi. C'è la Maruska. Maruska, che ci sia magari lei che canta qualcosa, non lo so. Ma non si sa. Beh, allora, per fare le pappardelle al curry, io mi sono certo che tutte le dosi, vedete, mi dimentico. Allora, andiamo agli ingredienti. Eccoli qua. Eccoli qua. Allora, un decilitro di latte. Abbiamo qua un paio di decilitri di... A parte poi dopo qui dalla parte, scusa, secondo me sei io. Qui dalla banda, qua dalla parte che, proprio che. No, no, la, no, 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 no. Qui, qui. Metto dopo tutte le ingredienti. Quindi me li scrivo giusti quanti sono. Allora, adesso, brodo vegetale. Io ho usato questi qua, sono 50 grammi di funghi champignon al naturale, perché prendono il gusto della appunto. 10 decilitri di panna da cucina, 2 cucchiai di curry, curry. Yes, oh baby. 210 grammi abumaro, tomato 50... sauce, sì, va bene. 50 grammi di burro, butter, vabbè, 25 grammi di farina tipo zero, 2 uova non intere, questo è soltanto il tuorlo, la turla. 100 grammi di prosciutto cotto tagliato a dadini. Allora, non ho messo, e servirà poi dopo, il pan grattato. Scusate, ma mi sto... Ma Dio, che caldo! Il pan grattato. Ma adesso vediamo l'esecuzione della ricetta. Ok, allora, si inizia la nostra ricetta prendendo i funghi e li tritiamo. Grossolanamente li stagliuzziamo col coltello. Adesso lui, guarda che sapienza che ha, vedete, guarda che faccia, guardate la faccia e guarda la sapienza. Ma vasle breve, ma vasle sta breve, basta, yes, dopo. Allora, cominciamo la nostra parte, quindi un attimo, se non vai un po' indietro ce la faccio. Pentola, il fuoco l'ho già acceso, mettiamo subito la burra che io ce l'ho nel congelatore, non tengo mai fuori freddo. E fatto di ciò. Ok. Facciamo sciogliere la burra. La burra. Perché poi andremo subito. Si brucia. Ecco, grazie. Perché dopo andremo subito a mettere le funghe dentro e la passata di pomodoro. Questi erano i primi due passaggi da fare. Mi ha detto anche i funghi qua, come vedete, col burro. Quindi prendono il sabor. Prendono il sabor. E andiamo adesso ad aggiungere la nostra pomarola. Gli diamo una slavazzata, cosa che adesso farà. Lo penso farà la slavazzata. Pomodoro dentro nella nostra cassolata, lasciamo cuocere per circa 10 minuti, un quarto d'ora. E poi chiaramente sale quanto basta, che adesso lo metteremo. E che andando avanti metteremo la sala
e vi faccio vedere tra un attimo cosa facciamo. Siamo a 14 minuti, ecco. Ma se è qualcuno... scorsa la nostra vecchia. Ma la nonna che la... Nonna. Nonna. A questo punto, dopo si sta ancora cuocendo, siamo pronti, si brucia! Si brucia, costa tanto, mio. No, 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 dopo assaggi anche te. Allora, tolgo un attimo dal fuoco perché adesso mi sa che sia la parte più complicata, ovvero aggiungiamo il curry. No, che si brucia! Il curry. E adesso il problema è proprio qua. Dopo aver aggiunto il curry cominciamo quindi a, con la farina, e la setacciamo in maniera che non si formino dei grumi, speriamo, perché questa è la parte secondo me un po' più complicata, perché devo macinare. Guardate un attimo cosa sto facendo, no? Abbiamo lasciato andare un attimo sul fuoco e come vedete adesso è risultato questo, che è diventata un po' densa. Quindi non utilizziamo, cioè abbiamo il nostro cameraman che si sta ammalendo. Esatto. Aggiungiamo non tutto il brodo, un pochino. Questo è brodo vegetale, come ho detto. E un poco di latte. Eccolo qua. Yes. A questo punto io rimetto sul forno. Sul forno. La gaffa. La gaffa. Nonna, sulla gassa, e la cominciamo a stemperare ancora. Sono sempre io. Sì, adesso andiamo con l'ospite, perché facciamo questo step. Allora, abbiamo messo, come avete visto prima, il brodo, la latta. Allora, il prosciutto. Prosciutto cotto, e lasciamo cuocere ancora un altri 10 minuti. Lo sparpagliamo per bene. Quindi 10 minuti ancora di cottura, e poi faccio vedere cosa dobbiamo preparare. Occorre anche il prezzemolo fresco, che però io non avendo l'ho preso l'ho preso congelato. Dopo per la serie anche lanciamo dietro la roba al cameraman, vediamo cosa lanceremo oggi, perché... Ed ecco a voi, dallo zecchino d'oro, Maruška! Ciao a tutti! È due volte che vengo qui! Sei contenta? Sì! Vuoi assaggiare anche tu le pappardelle? Sì, dopo di nascotto! Va bene, dopo mangi con noi! Non posso sentire tutte le cose, ha detto che... Fai vedere che bei capelli che hai. Hai visto? Dai, ho visto una pettinata nuova. È stata la mia mamma stamattina. Mi ha detto, mi fai mamma anche il fiocchetto? Mi ha detto, no. E allora? Facci un bel sorriso. E gli ho detto, adesso vado là e canto la canzone, perché lei non mi vuole comprare il micetto. E allora? Adesso canto la canzone. Che cosa ci canti oggi? Volevo un gatto nero, 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 invece quello bianco adesso non c'è più. Volevo un gatto nero. Ma so nero, che hai cantato anche delle canzoni in 80, cosa ci canti? Corri ragazzo laggiù, che nel lampo blu, Spider-Man. Tu sei l'uomo ragno, Spider-Man, che forte sei tu, più in alto! Bravissima! Ciao a tutti e mi inviti ancora? Sì! Ciao! Faccio il saltino come l'altra volta? Sì, brava! Aspetta, che dici? No. Ma che brava Maruška, mi è piaciuta quella canzone lì. Mi piaceva Spider-Man. Però gli hai fatto tante domande. Vai, cosa? Dopo mangi con noi. Allora. Allora, siamo arrivati al punto che
No, quello facciamolo vedere un attimo. Questo qua adesso non è ancora finita, però è pronto. Ecco, quindi dopo Maruska sarà la giuria della piatta. Perché Fiammetta Fadda non c'è? E purtroppo ho avuto un imprevisto, quindi non ci sarà Fiammetta Fadda. E abbiamo Maruska che dice se è buono o non è buono. Esattamente. D'accordo? Sì! È contenta. Allora, vabbè, vediamo un attimo la parte finale. Dove questo lo lasciamo lì come avete visto. Siccome adesso dobbiamo sbattere le uova, la panna e il restante brodaino lì. Cosa ho pensato io? Invece di sbatterlo con la frusta che io non adoro, non voglio, faccio così. Versiamo il restante brodo vegetale, i due tuorli. Okay. Sa che qua è restato un po', ci vuole. Prendo un cucerotto, così tiriamo giù un po' tutto. Vedi come sono bravo. Ma è la nonna che se la diverte? Ha bevuto. Anche lei, siamo un po'. E la panna, eccola qua. Ecco qua, adesso. Ma chi è quel bel giovanotto? Ma di chi? Ma se sei bello. La nonna mi sta toccando, adesso la nonna. Attenzione, cosa faccio io? T'ho detto che tutte le volte che il ferro arriva ti tiro dietro della roba. Però guarda che bravo, te lo fa ficcognato in bocca giusto anche. Bravissimo sono. Abbiamo così, anzi ha fatto lui che ha strato tutta la stracciamento. Tutta stracciamento. Abbiamo, eccolo qua. Non ci resta altro che fare adesso questo vedete che questo è asciutto. Adesso mettiamo il nostro composto, ovvero i due tuorli d'uovo, la panna e il restante goccio di brodo che c'era, e facciamo questo tipo di lavoro. Lo mescoliamo solo senza andare al momento sul fuoco. Adesso lo tiriamo e poi vi spiego cosa c'è da fare dopo, perché non è finita qui. Quindi intanto aggiustiamo anche di sale se c'è da aggiustare, e nel frattempo faccio sta mescolatura. Come avete visto, tra poco butteremo, andiamo a prendere tagliatelle, chiaramente cuoceremo tagliatelle, poi le scoleremo e vi faccio vedere il passaggio number 3, for cheese, for baby, love. Allora a questo punto, nel frattempo che stiamo scaldando l'acqua per fare le nostre... guarduelle. No, sono le tagliatelle. Lorenzo sta imburrando la teglia, perché poi la finale della pasta andrà infornata nel forno a 180 gradi per una 15-20 minuti. Quindi imburriamo e poi ci mettiamo sotto del pan grattato che deve fare la crosticina. Ecco, nel frattempo la nostra teglia pronta, imburrata e con il pan grattato. L'acqua sta quasi bollando, vedete l'acqua lì e si bru. No. Molto bene. Dipende come quando. Tac. L'acqua sta bollando e tra poco metterò metteremo le tagliatelle dentro e poi faremo vedere dopo. Sì, la Maruska, senta, basta anche Maruska, dirà che era per chiedere la Maruska, basta. Gioca, sai con chi sta giocando? No, ma perché gioca con la figlia della la Samantha. Pam pam. Io faccio. Scogliamo la pasta. Allora, anche perché adesso vi facciamo vedere i due step. Sì, ma cosa riprendi là che sono. Ho il camera anche riprende quello che vuole. Allora. Pasta scolata. Stolte, sa che ho sbagliato le dosi, non ne ho fatta tanto. Ok, mettiamo dentro il pignaton.
Ah, sei sempre con io, sì, sì, sì. La pastaina, che non è tanta, non è tanto. Cibru. Ecco. Giriamo di qua. La mettiamo dentro qua. Eccola qui. Allora, il problema cos'è? Guardami bene. Il problema è che ho fatto il ragù per 8 miliardi di persone e mezza. E la pasta, ma adesso però vi faccio vedere cosa c'è da fare. Ok. Non mi prende anche l'orecchio. Baby. Ok, allora, mi scusi. Ecco qua, guarda che non ho fatto nessun disastro, eh. Ecco qua. Allora, adesso che abbiamo messo questa qua, mi sporca la cucina. Dopo l'abbiamo tutte le pintole. Intanto cosa facciamo? Aspetta che... Allora, accendiamo... Scaldiamo la forno. Accendiamo il forno, di solito lo uso ventilato, e lo mettiamo a circa 175 gradi. Con la funzione grill? Che funzione ho messo adesso? Adesso l'ho messo ventilato in maniera che così scalda molto più la svelta. Guardiamo le funzioni che ci sono. Guarda, visto che è bello, questo nuovo è bello, quello che abbiamo. Basta. Ma devi parlare con io, perché allora. Prima di infornare cosa facciamo? Eccolo qua. La pangrattata. Pangrattato. Allora, io tra l'altro adesso non so, perché in ricetta non menzionano il fatto, non menzionano il fatto di mettere su poi il formaggio al finale. Però dopo chi lo chiediamo, la bambina cosa capisce dal formaggio? Vabbè, so, comunque mettiamo il pan grattato su e inforniamo per circa... 3 mesi? Circa, dovrebbe, ecco, per circa 9 anni e mezzo. E adesso... verifica finale. Allora, apriamo la forna. Il caldo sta andando fuori. E vediamo come sono le nostre fettuccine. Eccole qua. Allora, secondo me l'aspetto è invitante. Mm-hmm. Adesso ci vuole la spruzzata chiaramente di prezzemolo, che però io farei su ogni singolo piatto da portata. Quindi preparo il piatto. Perché ridi? Ho un camera che poi fa così con, che è Lorenzo, quindi scrivete nei commenti qua, aspetta. Nei commenti qua sotto scrive che Lorenzo è rinco, perché sì. Siamo arrivati alla fine. Dalla teglia chiaramente ho preso la parte che va nel piatto, spruzzatina di prezzemolo, e andiamo a porgere qua. Ed ecco qui Marusca. Ciao. Che adesso assaggerà il plateau. Ma la mia mamma mi ha detto che c'era la pizza. Dopo c'è anche la pizza. Io non so, mi piace il ghetto. Lo provo la pizza. C'è la pizza, Vedrai che ti piacerà. Dici. No, non è buono. È perché? Perché hai detto che c'è dentro il culo. E io l'ho letto prima. Non mi sento una salsa che ci faccia il culo. C'è il culo. L'ho letto io prima. Non è così. È il curry. No, io ho capito il curry. È una spezia. No, sì. No, io ho una pizza. Dopo facciamo anche la pizza. Se rimani con noi, dopo cena facciamo anche la pizza. Ti ricordi cosa bisogna dire? È molto buonissima. Quindi diciamolo insieme. Allora, iscrivetevi. Nel canale, no? Di chi? Iscriviti. La campanella di Don Dan. E un saluto Spider-Man. Spider-Man, tu sei il buon ragno.
Basta. Io mangio anche solo la pappa perché questa è buona, molto buonissima. Perfetto, adesso salutiamo tutti quanti. Mi mando la sigla. Come si fa la sigla?